troviamo nell'impianto di Biofor Energia in località Castelleone, in provincia di Cremona. Questo è un impianto che tratta rifiuti organici e rifiuti agroalimentari. È un impianto che nasce da un'iniziativa comune fra la società SCRP SpA, di cui io sono il direttore generale, società partecipata da 53 comuni del Cremasco e dall'ente provincia di Cremona, nonché da tre agricoltori che hanno messo a disposizione i terreni per lo smaltimento di ciò che risulta a valle della lavorazione del rifiuto. Questo è un impianto che lavora circa 30.000 tonnellate all'anno di rifiuti di varia origine e utilizza anche nel suo processo oltre 60.000 metri cubi di liquami prodotti sempre dalle aziende agricole che compartecipano alla gestione di questo impianto. Il rifiuto entra e il vantaggio di questo processo è che ciò che ne risulta viene smaltito direttamente sui terreni di queste aziende agricole. Noi abbiamo uno scarto di circa il 10% che è il materiale non organico che troviamo in questo impianto, in questi rifiuti, e questo scarto invece viene conferito ad inceneritori e a discariche. L'impianto quindi nasce con questa tecnologia che consente un ciclo chiuso, raccoglie i rifiuti dai comuni soci di SCRP. SCRP è una società pubblica, interamente pubblica, che ha fatto questo investimento insieme agli agricoltori. Tutto questo consente quindi un riutilizzo quasi completo di questa materia organica. L'impianto ritira anche materiale dal resto della provincia e anche dalle province adiacenti. L'iniziativa consente ai nostri comuni soci un beneficio economico in quanto il materiale da loro conferito viene fatto pagare ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, e questo è il beneficio diretto dei comuni soci di SCRP. I benefici ambientali sono evidenti: il materiale che va in discarica è una minima parte di quello conferito, in più dalla produzione di biogas noi otteniamo energia che immettiamo nella rete Enel e che viene utilizzata per i consumi industriali e civili. Tenete conto che dall'energia prodotta noi riusciamo a alimentare, diciamo, una piccola cittadina di oltre 10.000 abitanti. Quindi è un impianto non grandissimo, ma che comunque consente un vantaggio ambientale dovuto al riutilizzo di questo scarto.